Prima Samuele, capitolo 20. Davide fuggì da Noait presso Rama, andò a trovare Jonathan e gli disse: «Che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato verso tuo padre? Perché gli minacci la mia vita?» Jonathan rispose: «No affatto, tu non morirai. Ecco, mio padre non fa niente, né di grande né di piccolo, senza dirmelo. Perché dovrebbe nascondermi questa intenzione? Non è possibile.» Ma Davide replicò, giurando: «Tuo padre sa molto bene che io ho trovato grazia agli occhi tuoi, perciò avrà detto: Jonathan non sappia questo, affinché non ne abbia dispiacere. Ma com'è vero che il Signore vive e tu stesso vivi, tra me e la morte non c'è che un passo.» Jonathan disse a Davide: «Che cosa desideri che io ti faccia?» Davide rispose a Jonathan: «Domani è la luna nuova e io dovrei pranzare con il re. Lasciami andare e mi nasconderò per la campagna fino alla terza sera. Se tuo padre nota la mia assenza, tu gli dirai: Davide mi ha pregato con insistenza di lasciarlo andare fino a Betlemme, la sua città, perché c'è il sacrificio annuale per tutta la sua famiglia. Se egli dice va bene, allora il tuo servo avrà pace. Ma se invece si adira, sappi che il male che mi vuole fare è deciso. Mostra dunque la tua bontà verso il tuo servo, perché hai fatto entrare il tuo servo in un patto con te nel nome del Signore. Se c'è in me qualche malvagità, uccidimi tu, ma non condurmi da tuo padre.» Jonathan disse: «Lungi da te questo pensiero. Se io venissi a sapere che il male è deciso da parte di mio padre e sta per venirti addosso, non te lo farei sapere?» Davide disse a Jonathan: «Chi mi informerà nel caso che tuo padre ti dia una risposta dura?» Jonathan disse a Davide: «Vieni, andiamo fuori nei campi.» E andarono insieme fuori nei campi. Jonathan disse a Davide: «Il Signore, il Dio di Israele, mi sia testimone. Quando domani o dopodomani a quest'ora io avrò sentito quello che pensa mio padre, se egli è ben disposto verso Davide e io non mando a fartelo sapere, il Signore tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che mio padre voglia farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire, perché tu ti metta al sicuro e il Signore sia con te come è stato con mio padre. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore, perché io non muoia, non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quando il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide.» Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide, dicendo: «Il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide.» Per l'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare a Davide, perché egli l'amava come la sua stessa vita. Poi Jonathan gli disse: «Domani la luna nuova e la tua assenza sarà notata, perché il tuo posto sarà vuoto. Dopodomani dunque tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno di quel fatto e rimarrai presso la pietra di Ezer. Io tirerò tre frecce da un lato, come se tirassi al bersaglio. Poi subito manderò il ragazzo dicendogli: va a cercare le frecce. Se dico al ragazzo: guarda, le frecce sono di qua da te, prendile, tu allora vieni, perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere, come il Signore vive. Ma se dico al giovane: guarda, le frecce sono di là da te, allora vattene, perché il Signore ti manda via. Quando a quel che abbiamo convenuto tu ed io, ecco, il Signore ne è testimone per sempre.» Davide dunque si nascose nella campagna e quando venne il novilunio, il re si mise a tavola per mangiare. Il re, come al solito, si sedette sulla sedia che era vicino al muro. Jonathan si mise di fronte. Abner si sedette accanto a Saul, ma il posto di Davide rimase vuoto. Tuttavia Saul non disse nulla quel giorno, perché pensava: gli è successo qualcosa per cui non è puro. Certo, egli non è puro. Ma l'indomani, il secondo giorno della luna nuova, il posto di Davide era ancora vuoto.
Allora Saul disse a Jonathan suo figlio: «Perché il figlio di Isai non è venuto a mangiare né ieri né oggi?» Jonathan rispose a Saul: «Davide mi ha chiesto con insistenza di lasciarlo andare a Betlemme e ha detto: «Ti prego, lasciami andare, perché abbiamo in città un sacrificio di famiglia e mio fratello mi ha raccomandato di andarvi. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, lasciami fare una corsa per andare a vedere i miei fratelli». Per questa ragione egli non è venuto alla mensa del re. Allora l'ira di Saul si accese contro Jonathan e gli disse: «Figlio perverso e ribelle, non so io forse che tu prendi le difese del figlio di Isai a tua vergogna, a vergogna di tua madre? Poiché fin tanto che il figlio di Isai avrà vita sulla terra, non vi sarà stabilità per te né per il tuo regno. Dunque, mandalo a cercare e fallo venire da me, perché deve morire». Jonathan rispose a Saul suo padre e gli disse: «Perché dovrebbe morire? Che ha fatto?» Saul brandì la lancia contro di lui per colpirlo. Allora Jonathan riconobbe che suo padre aveva deciso di uccidere Davide. Acceso d'ira si alzò dal tavolo, non mangiò nulla il secondo giorno della luna nuova, addolorato com'era per l'offesa che suo padre aveva fatto a Davide. La mattina dopo Jonathan andò nei campi a incontrare Davide. Aveva con sé un ragazzo. Disse al ragazzo: «Corri a cercare le frecce che tiro». Mentre il ragazzo correva, tirò una freccia che passò di là da lui. Quando il ragazzo fu giunto al luogo dove era la freccia che Jonathan aveva tirato, Jonathan gli gridò dietro: «La freccia non è forse di là da te?» Jonathan gridò ancora dietro al ragazzo: «Via, fa presto, non ti trattenere». Il ragazzo raccolse le frecce e tornò dal suo padrone. Ora il ragazzo non sapeva nulla. Jonathan e Davide erano i soli a sapere di chi si trattava. Jonathan diede le sue armi al ragazzo e disse: «Va a portarli in città». E come il ragazzo se ne fu andato, Davide si alzò dal lato sud, si gettò con la faccia a terra e si prostrò 3 volte. Poi i due si baciarono e piansero insieme. Davide soprattutto pianse dirottamente. Jonathan disse a Davide: «Vai in pace. Ora che abbiamo fatto tutti e due questo giuramento nel nome del Signore, il Signore sia testimone fra te e me e fra la mia e la tua discendenza per sempre». Davide si alzò e se ne andò, e Jonathan tornò in città.